Cernobbio è lì. Dove? Come dove? Un'altra volta, ma ti ci posso un'altra volta il braccio. Dove c'è Piazza Santo Stefano? Noi siamo lì, pensate voi dove siamo? Proprio in mezzo alle montagne. Ecco, allora lì c'è una chiesa, quella è aperta. Attraversate sulle strisce pedonali, se no mettono le multe qua. Forza. Andiamo a vedere la chiesa. La chiesa va vista. Caldo? No. Caldo? Sì, sardo, proprio stanco. Sardo. No, che sa, ho detto stanco. Ah, stanco, no. Allora, attraversate, su. Uno, due, tre, via. Siamo nella strisce pedonale. Strisce pedonale, non ci dice niente nessuno. Non ci stiamo tutti. No, non ci siamo. Non ho capito, cosa hai detto? È che bisogna far silenzio, sta cedendo che... C'è gente che prega, non fate chiasso. C'è gente che sta pregando. Meno di 50 metri e siamo già, pensate voi, sul lago. Incredibile. Oh, perché voglio dire, qui ogni località che magari è diversa da Como, chiaramente bagna il lago di, cioè deve attaccata al lago di Como. Infatti a me mi ha già bagnato i piedi. Signore, la gente sente l'acqua ai piedi. Ma quello non era l'acqua alla gola, signora. No, a me è iniziato con i piedi. Dopo sarà la gola. Speriamo di no alla gola. No, per carità. Scendiamo perché ci sono delle case molto caratteristiche. Andiamo. Queste due signore sono venute solo al Golfo Aranci. Ha detto vi portiamo tutti in Sardegna, va bene così. Buongiorno. Sì, veniamo volentieri. Venite? La signora mi ha detto che è una chiacchierona, però a noi piace venire. Estroversa. Sì, chiacchierona, ma per dire così, non uno che va in giro. Ecco. E siete da sole qui oggi? Siamo noi due che stiamo lavorando per la parrocchia, andiamo in parrocchia a lavorare. Sì. Ci hanno invitato a entrare a visitare la chiesa. È andato. Andiamo, sì, dopo andiamo. Siccome hanno detto che l'altra chiesa è chiusa perché andavano gente a rubare, hanno aperto una volta l'altra. Ecco, finalmente abbiamo scoperto... Santuario di San Vincenzo. Abbiamo scoperto, perché prima c'era un po' il dubbio, perché abbiamo detto come mai sono sempre chiuse queste chiese. No, questa è aperta ed è santuario. Santuario di San Vincenzo. E allora ragazzi va visto. Sì, è molto bella, sì, entrate a vedere. Sì, accendiamoli le luci. Accendiamo le luci. Giusto? Certo. Siamo a Cernobbio e stiamo facendo questa passeggiata. Uno viene qua, si mette sulla fontana, si rilassa. Vede. Ah, si noleggiano anche le barche. E quanto costa noleggiare una barca? Come glielo chiede? Ah, lì ci sono i souvenir. Che? Ma che vuol dire Masera? Chi sono quelli? Germano Reale. Fa riposa? Il maschio e la femmina. No, due maschi e una femmina. Quelle sono selvatiche. Stanno riposando. Eh sì. Non gli frega niente, no? No, non li svegliate. Ma questi non si svegliano manco a cannonate. Noleggio barca. E quanto costerà una barca? Pontile riservato. E giù. Ma comunque è fetente quest'acqua, eh? È uno specchio d'acqua chiuso. È uno specchio d'acqua chiuso, ma è zozzo.
mi stava investendo un piccione. Andiamo, oh, stai attento che qua ci accappottiamo per finire in quest'acqua, ti vengono 100.000 malattie tutte assieme. Buongiorno, buongiorno, come va? Tutto bene? C'è male. Senta, ma è per noleggiare una barca, quanto viene? È là. Ah, è lì? Guardi là che c'è, ci sono i prezzi là. Ah, mi scusi, ho sbagliato allora. Di là... Sul gabbiozzino ci sono i prezzi. Grazie, molto gentile. Prego. Bene, io. A me che mi sposto da qua, così mi mal di mare mi viene a stare là sotto. Comunque qua sarà anche bello, però qua è fedente l'acqua. Vieni, vieni. Allora, vieni. Un pedalò, vieni 20.000 lire. La barca a remi manco morto, la prendiamo 20.000 lire. Barca a motore 35.000. Motoscafi 50.000. Ora. Ora. A una ora arriviamo. Più benzina. La benzina quanto costerà? 50.000 lire la benzina. No, più benzina. Mi scusi. Motoscafo? Motoscafo 50.000 che non c'è, forse, ce ne due. E la benzina quanto costerà all'incirca? La benzina costa 8.000 va a costare adesso, ma 20 anni. 2005 mi sembra. 2005, quindi 2005. Per farsi un giro di un'ora paga? D'altronde 50.000. Ma in quanti ci stanno sul motoscafo? Ci stanno 5, 6. 5, vabbè, quindi viene a costare poco in realtà. Dai. Quanti anni hai? Stasera quanti me ne dai? Bambino, quanti non ne vuoi più dire? Forse non ne vuoi tradire. Ti ho pensato, sai, stasera ti ho pensato, voi la sfiga mi ha telefonato lei prima, ho saputo di no, lo sai che sto a piacere, dopo dove vai? Stasera, sai che non lo so. Stiamo facendo il gioco della bilancia. No, state bleffando, non è così. Scusate, ci vogliono le 500 lire, non bleffate. Aspetta. Stanno bleffando sul peso, oh. E allora, dobbiamo farlo bene il giochino, Minzica, c'ho tutte le monete da 200. Ah, ecco qua, mi. Aspetta, vieni, vieni. Prima la signora. Signora, poi dopo lei non deve scendere subito, così ci pensiamo tutti quanti assieme. Allora, aspetta, non scenda, eh. La signora pesa, ce l'ha fatta, 81, applauso. Aspetta, aspetta, il signore. Dai. No, 80, è lui che sta salendo, signore. Via, via. Veloce. 85. Risponde? Sì, sì. Ahi ci già. No, non è così. Un chilo e mezzo. No, pesa 70. No, lei pesa 76. Ma che scherzi? Ma scusi, prenda 500 lire, non ho capito. No, lei è 90. No. Ma se continuate a salire e scendere, venga, venga. Lei quanto pesa? Dai, sa, no. Dai, se pesa lei? Sempre così, è normale. Ma lei pesa 55 kg, ma stiamo scherzando. Se salite tutti. La? Sì, 50. 55. Ma che 55? La signora quanto pesa? La signora pesa 5 kg. 5 kg pesa la signora. Oh, signora. Dovete mettere le 500 lire. 500 lire. Sì, che pesa. Io ne peso 60 e non pesa più. Vai che tu concia. Silenzio, silenzio, non bisticciamo per una bilancia. Prima la signora. Poi ci vanno su io. Allora, calma. La signora pesa 60 kg. 61. Dai. O se no non pesa più. È già bloccato. È già bloccato. Ma dobbiamo organizzarci bene. Comunque io peso 65. Io peso 65. Io non sono 75. Ma su, se tu ce l'hai 500 lire. La metti? Oh. 70 il signore. Ma guardate il giochino che stanno facendo del piede, del piede. Guarda. Guarda. 60. Allora, mo salgo io e peso 20 kg. Cos'è il giro di Cernobbio? Vedi, i ciclisti, buongiorno.
Buongiorno. Come va? Tutto bene? Ciao. Cos'è il giro di Cernobbio? Questo sì. Ma come funziona? Qual è il percorso? Il percorso intorno a questo... Intorno alla piazza? Sì, intorno alla piazza, poi e si poi... va a prendere il cafferino lì. E poi si riprende? No, poi si va a prendere solo e poi si riprende. Vabbè, va. Però ma che sei una squadra, sì? Sì, sì. Come si chiama la nostra squadra? Facciamo pubblicità. I teppisti. Magari i teppisti. Dei fancazzisti. Bello. Oh, voglio dire. Ragazzi, a un certo punto il silenzio stampa. Vabbè, allora, buon giro. Facciamo una cosa, io do il via e voi partite? Dai. A fare il bagno. Dai, a fare il bagno, ma... Pronti? Sta partendo allora il giro dei fancazzinisti. Pronti? Via. Ciao ragazzi, ciao caro. A 60 all'ora piano piano però, ecco, vedete, parte il giro, vedete, ciao, ecco, è partito il giro. Quello che sta correndo è uno del nostro gruppo che, preso dall'esaltazione di far correre più velocemente i ciclisti, ha corso anche lui. Ma insomma, vi sta piacendo questa gita? Bellissima, meravigliosa, guarda, vabbè, veramente vabbè. Bella. Ma adesso queste video, ma io dico, ma stai dicendo da dove li prendi i soldi? No? Proprio... Ormai sono già fatte da molto. Bellissimo. L'unico mio dispiacere è che la vacanza sta per finire, guarda. Perché sono dei posti meravigliosi. Sì, io penso che uno che c'ha una villa del genere, quanti miliardi avrà? Sicuramente qualcuno in più di noi. Qualcuno in più? Sono tutti miliardari, vero? Ma anche questa ragazzina che sa. Ma ti stai divertendo? Sì, molto. Ma no, ma questo è il primo viaggio che fai? No. Ah, ne fate anche altri? Sì. Adesso ti cerchiamo il fidanzato. Ce l'hai già a Cagliari? Sì. Ce l'ha già, ma che è un altro cittadino? Magari un altro cittadino, vai, vai, cammina. In the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. That's the morning. Arrivederci e grazie. Pronto Moby Dick Viaggi. Ah, buonasera.